Ciao ragazze, ciao a tutti. Oggi vi farò vedere come realizzare uno chignon laterale, però questa volta senza l'utilizzo né di origami e nemmeno della classica ciambella, che utilizzerò magari nei prossimi video. Per realizzare questa pettinatura mi servirà una spazzola, un pettine, un fissante, un elastico per capelli, che si avvicini possibilmente al colore dei vostri capelli, e poi delle forcine. Potete scegliere sia quelle di questo tipo che di quest'altro o entrambe. Se volete potete aggiungere anche degli elementi decorativi. Io in questo caso, visto che voglio dare un'impronta romantica al mio chignon, ho scelto di utilizzare questi due accessori che sono praticamente, vi faccio vedere, delle roselline bianche. La prima cosa che andrò a fare è spazzolare bene i capelli. Vado ad applicare il fissante e successivamente uniformo il tutto con un pettine. Ho i capelli tutti nel mio lato sinistro e continuo a pettinarli. A questo punto vado a creare una coda laterale bassa e vado a fermarla con l'elastico. Vado a creare un torciglione girando i capelli su se stessi, come vedete, e li faccio roteare intorno all'elastico. Vado ad inserire le mie forcine in modo da tenere fermi i capelli. Ok, a questo punto vado ad inserire i miei elementi decorativi. Apro un velo di lacca in modo da sigillare il tutto. E questo che vedete è il risultato finale. Spero tanto che vi sia piaciuto, vi mando un grossissimo bacio e al prossimo video. Ciao!